Negli ultimi decenni il turismo costiero di massa ha portato a uno sfruttamento oltre misura del territorio, a danno delle risorse naturali e della biodiversità. Così, il paesaggio globalizzato che siamo abituati a conoscere è quello delle spiagge livellate e setacciate per fini balneari. Invece, angoli come questi dell'area marina protetta Torre del Cerrano ci fanno riscoprire come la vera bellezza sta nella semplicità di un ecosistema costiero intatto e tutelato. L'habitat dunale è uno degli habitat più importanti per l'area costiera dell'intero Mediterraneo, in particolare dell'area marina protetta Torre del Cerrano. Non a caso l'area marina protetta Torre del Cerrano, riconosciuta come sito di interesse comunitario, ha proprio l'habitat di duna come uno degli habitat riconosciuti per il sito Natura 2000, ed è per quello che questo habitat è particolarmente considerato nella politica di gestione dell'area marina protetta. Gli ecosistemi dunali sono dei serbatoi straordinari di biodiversità, sia floristica che faunistica. Inoltre, sulla spiaggia vivono tutta una serie di insetti che sono legati proprio alle piante di duna e che ci vivono in stretta simbiosi e si cibano di radici e di parti aeree delle piante. In primavera e in estate, le dune costiere esplodono di colori e di vita. Tra le piante con fiori dai vivaci colori spiccano la medicago marina, la silene colorata, il verbasco del Gargano. Tra le piante rare è da segnalare la Romulea rolli, lo zafferanetto delle spiagge, uno dei simboli dell'area marina protetta Torre del Cerrano. Ritenuta scomparsa dai litorali dell'Adriatico da decenni, la Romulea in alcune delle aree dunali protette ci regala invece ogni anno un'ampia fioritura. Non è facile fare opere di restauro della duna, bisogna lavorare con talee del posto, bisogna lavorare con sabbie del posto, bisogna trovare il giusto equilibrio tra le granulometrie e le specie da introdurre. Quindi l'avere lavorato insieme all'AIPIN, l'Associazione Italiana per l'ingegneria naturalistica, insieme ad altre aree protette che avevano fatto questo tipo di esperienza, è stato fondamentale per noi per ottenere degli ottimi risultati. Abbiamo organizzato tantissimi corsi ormai da anni, soprattutto nelle aree protette. Sono dei corsi di formazione che articolati in maniera tale da concludere anche un percorso sia formativo, progettuale, anche finisce il tutto con cantiere didattico, quindi con un'opera realizzata, così come stiamo facendo adesso in questo momento qui alla Torre di Cerrano. Parliamo di ingegneria naturalistica, cioè quella disciplina tecnico-scientifica che utilizza le piante vive. Le piante vive per varie finalità, antierosive, stabilizzanti, ma anche di rinaturazione in genere, di ricostruzione di ecosistemi. Ha quattro finalità principali. Le prime tecnico-funzionali, ossia l'intervento che andiamo a realizzare deve svolgere una funzione tecnica, quella vanificata viva che andiamo a realizzare con le piante deve essere alternativa a un muro in cemento, se no non serve a niente, almeno fino a quell'altezza, ma anche finalità naturalistiche di ricostruzione di ecosistemi e paesaggistiche. Sono tecniche riscoperte nel secondo dopoguerra, ma che appartengono alla tradizione delle sistemazioni idraulico-forestali e quindi al patrimonio delle genti dell'arco alpino da secoli e secoli. Durante i cantieri di ingegneria naturalistica è di estrema importanza una scelta oculata delle piante da mettere a dimora. Infatti si deve sempre propendere per una scelta che va nel senso delle piante autoctone di duna. Qui nell'area se ne contano più di 78 specie che vanno dal bellissimo giglio di mare, il Pancratium marittimum, all'Euphorbia peplis, all'Echinophora spinosa, all'Euphorbia terragina, che è una specie tipica di ambiente dunale e qui nell'area crea densi popolamenti, peraltro estremamente protetti da direttive europee.
questa iniziativa dell'area marina protetta Torre del Cerrano è un'occasione per dimostrare come alcuni interventi di naturalistica applicati al settore delle coste possa essere un rimedio efficace per la difesa del cordone dunale che in questo periodo è in serio rischio di erosione a causa del moto ondoso. Questi interventi hanno, utilizzando del materiale sia vivo che morto, come legname, stuoie, eccetera, dimostra come anche solo con l'ausilio del volontariato sia possibile concretamente effettuare degli interventi di risanamento di questo prezioso ambiente che è quello delle dune. Crediamo che sia importante la nostra presenza come volontari. Non ci scordiamo che come associazione GESCI noi abbiamo nei nostri valori questo interesse. La nostra legge Scout cita testo di parole, amano e rispettano la natura, quindi di conseguenza siamo ben lieti di poter essere utili sia al territorio, ma soprattutto come associazione di integrarci in un progetto di salvaguardia dell'ambiente. Ovviamente l'habitat della duna nel tempo, prima che l'area marina protetta venisse istituita, ha subito dei danni, ha subito degli interventi umani che ne hanno danneggiato completamente la continuità, che ne hanno messo in discussione la capacità ecologica di avere un suo equilibrio e soprattutto hanno messo in discussione la capacità di resistere all'erosione. La duna è creata dall'accumulo di sabbia, favorito dalla vegetazione spontanea tipica di questi ecosistemi e dalle alberature del bosco retrodunale che fa da barriera verso l'entroterra. La continuità di questo cordone dunale che si crea è fondamentale perché garantisce in qualche modo una resistenza all'erosione costiera e il suo ripristino nei tratti in cui è interrotto risulta quindi molto importante. Dune e spiaggia sono in relazione fra di loro e la duna risulta essere quasi come un serbatoio di sabbia per ripascere naturalmente la spiaggia. È importante quindi mantenere integro questo rapporto proprio per conservare meglio la salute della spiaggia, che è così importante sia dal punto di vista naturalistico ma anche tutto turistico per l'attività appunto della regione. L'area marina protetta da tempo ha avviato il progetto Salvaduna perché riteniamo che la duna sia un elemento molto importante per l'ambiente costiero. Basta ricordare che le dune sono sempre esistite nel litorale e sempre hanno avuto una funzione molto importante sia di difesa della spiaggia dalle erosioni sia anche di difesa della biodiversità e quindi della fauna che lungo la costa c'è sempre stata. C'è bisogno di tutelarla questa duna. Allora l'area marina protetta ha messo in campo un progetto chiamato Salvaduna che ogni anno con il coinvolgimento dei volontari, con il coinvolgimento delle guide del Cerrano, delle figure professionali che appositamente vengono formate dall'area marina protetta, svolgono attività di monitoraggio delle dune, delimitazione delle dune con paletti e fune per evitare il calpestio, realizzazione dei passaggi per poter raggiungere l'arenile da parte dei turisti e in avvio delle attività di restauro. Negli ambienti dunali è possibile intervenire attraverso tecniche di ingegneria naturalistica e di rinaturalizzazione e contemporaneamente sono necessarie degli interventi che potremmo definire infrastrutturali e anche non strutturali di protezione e gestione dell'arenile, ovvero tutti quegli interventi che comprendono la realizzazione di camminamenti per poter accedere in maniera controllata e regolamentata all'arenile, la realizzazione di delimitazioni delle aree dunali e contemporaneamente anche interventi di segnaletica, di cartellonistica e comunque in generale di sensibilizzazione dei frequentatori dell'area marina protetta. Il progetto prevede la delimitazione attraverso pali alti 2,10 m e una
corda in fibra di canapa, entrambi materiali completamente biodegradabili. Sono stati affissi alcuni cartelli che spiegano per quali ragioni non bisogna calpestare le dune. Inoltre il progetto prevede la creazione di alcuni passaggi dalla pineta alla battigia, in modo tale da permettere una corretta fruizione della spiaggia da parte dei turisti. La funzione principale della delimitazione è la conservazione dell'habitat dunale, dove si trovano specie vegetali e animali, in particolare il fratino, che è un uccellino tutelato dalla legge nazionale ed europea e che nidifica direttamente sulla spiaggia. Per questo motivo il nido del fratino è particolarmente esposto al rischio di essere predato dai cani o di essere calpestato accidentalmente. Qual è il più grosso problema delle dune? È vero che c'è un'erosione da parte del mare, ma è un'erosione finta, perché il mare arriva con le proprie mareggiate invernali, raccoglie la sabbia, la distribuisce nei periodi invernali di maltempo lungo delle barre, le cosiddette secche che si formano nel mare, ma durante i periodi di calma questa sabbia viene restituita all'arenile, viene restituita alla spiaggia, quindi l'erosione marina, per quanto ci sia, perché poi c'è un movimento longitudinale delle sabbie, di fatto non è quella che crea il maggior problema. Invece è molto importante l'erosione eolica, cioè quella che svolge il vento nel portare via i granelli di sabbia lontano dagli arenili, lontano dalle spiagge, ma sicuramente l'erosione maggiore è quella antropica, cioè quel lavoro continuo che l'uomo fa sulle spiagge di ripulitura meccanica, di rimozione degli elementi portati dal mare, di rimozione del legno, dei tronchi, tutto ciò che una volta andava a creare ripascimento e che oggi invece viene portato via, viene portato lontano dalle zone di spiaggia. Fermare l'erosione eolica è uno degli elementi più importanti per poter consentire alle dune di ripristinarsi. Fermare l'erosione eolica però non è facile nei luoghi dove c'è un'attività turistica. Nell'area marina protetta Torre del Cerrano questo lavoro è stato fatto in maniera paziente e costante insieme ai due comuni di Pineto e Silvi, che hanno capito l'importanza di questa attività e hanno avviato dei percorsi di regolamentazione su come svolgere questa attività di pulizia. E quindi oggi la pulizia nella zona più importante dell'area marina protetta, la zona B, quella proprio di fronte a Torre Cerrano, viene svolta solo a mano. Passano i volontari e raccolgono a mano le plastiche e tutto ciò che non è naturale lungo le spiagge. Ma anche nei periodi in cui non c'è un'azione da parte dei volontari, c'è un'azione da parte degli operai dello stesso comune, che svolgono attività di raccolta a mano nella zona di Torre Cerrano. Nelle zone laterali, quindi non nella zona diciamo di maggiore tutela dell'area marina protetta, si è regolamentato attentamente l'attività di pulitura che può essere svolta, e un po' con un'attenta setacciatura dei materiali, un po' con l'utilizzo dei mezzi solo nelle zone più vicine al bagnasciuga, che non incidono quindi sull'attecchimento delle piante nella zona di duna, si è riuscito a recuperare parecchi metri di duna dall'interno dell'area marina protetta Torre del Cerrano. Soprattutto in seguito alle mareggiate invernali, sulla spiaggia si riversano grandi quantità di rifiuti derivanti alle attività umane, in particolare plastiche, materiali ingombranti e reti da pesca, che ovviamente, oltre che rovinare la bellezza dei luoghi, costituiscono un danno per l'ambiente naturale. Periodicamente comuni cittadini, volontari e associazioni ambientaliste si prodigano per la raccolta dei rifiuti e per la salvaguardia del nostro habitat costiero. Inoltre, con la caratterizzazione ambientale degli stabilimenti balneari, si propone ai concessionari ricadenti nell'area protetta di sposare pienamente le tematiche di salvaguardia, per esempio delimitando e proteggendo aree di duna di propria competenza e di essere premiati per questo acquisendo il titolo di Lido Amico del Parco. Noi pensiamo che attorno alla duna, quindi a tutte le attività che verranno fatte per salvaguardare questo patrimonio, possa essere, diciamo, l'occasione per ragionare tutti insieme, balneari, enti locali, perché queste dune noi le dobbiamo, come dire, riconsiderare con una luce diversa, quindi non più
come un problema, quindi di tenere pulita la spiaggia come si preoccupano gli enti comunali o i balneari, ma come elemento di riflessione per usare questa duna per stimolare anche una maggiore attenzione verso l'ambiente, ma anche per ricostituire quella che era la funzione originaria delle dune, cioè quella di una difesa del territorio. Le iniziative che stiamo facendo, come l'ultima fatta, è proprio in questa direzione di ricostruire non solo fisicamente ma anche funzionalmente questa caratteristica e questa attitudine.